Di nuovo insieme al Becker, il vostro macellaio di fiducia. Quest'oggi parliamo di maialino da latte. Spesso lo si sente nominare, ma come facciamo a distinguerlo? Ci sono due indicazioni principali per capire se un maialino è da latte o no. Prima, l'età: non deve mai superare i 2 mesi, quindi 60 giorni. Secondo, il peso: non deve mai andare oltre ai 6 kg o al di sotto dei 3 kg, quindi in questo range che si aggira dai 3 ai 6 kg. Ci sono altre caratteristiche però per distinguere un maialino da latte. La principale è derivante dalla cotenna. La cotenna deve essere sempre bella elastica e morbida, e poi c'è il sottocotenna, la parte dove generalmente si deposita il grasso. Il maialino da latte generalmente non ha grasso perché è molto piccolo, quindi sarà privo di grasso sottocutaneo, e poi la parte muscolare, chiara, bella rosata e molto molto morbida. Questo è un pezzo di carne eccezionale che cucinerò insieme a uno chef eccezionale, però sono un tour e quindi prima vi porto a far visita ad una splendida città sul lago di Garda, Sirmione. Posta all'estremità di una affascinante penisola, la cittadina vi colpirà fin dal primo istante con l'imperioso castello Scaligero, fortificazione trecentesca completamente circondata dalle placide acque, le cui torri merlate proteggono tutt'oggi l'animato centro storico. Attraversati i possenti bastioni, vi immergerete in un autentico mix di storia ed alta recettività, fatto di locali ricercati, dimore signorili e luoghi di culto centenari. In particolare la chiesetta di Santa Maria della Neve vi stupirà con il delizioso portico, preludio agli interni romanici, impreziositi da freschi votivi e ricercati altari. Ed è solo una delle mille perle cittadine, incastonate lungo le assolate vie, che accompagnano il turista verso attrezzatissimi stabilimenti termali, da sempre apprezzati per cura e suggestione. Pensate che già Catullo, l'illustre poeta romano, aveva fatto di Sirmione meta prediletta, tanto da cantarne la bellezza in un suo dolce carme. Ti saluto, o bella Sirmione, e godi per il padrone. Godete anche voi, onde lidie del lago. Ridete, o voi tutte risate, che siete nella mia casa. Magnifica la città di Sirmione, vero? Ma vediamo che magnifica ricetta invece ci presenta oggi Giuseppe D'Aquino. Ciao, Giuseppe. Ciao Fabrizio. Maialino. Maialino. Fa anche rima con Giuseppe D'Aquino. Maialino. Maialino, cosa prepariamo? Allora, oggi prepariamo una tagliatella di ceci, crema d'uovo e spalla di maialino croccante. Ho visto che hai già un bel po' di ingredienti qui. Sì. Sì. Quindi qui immagino tu abbia le tagliatelle. Io mi sono buttato un po' avanti. Sì. Io ho fatto due cose. Le due cose principali, ovvero ho fatto la sfoglia per le tagliatelle. Certo. Con la quale abbiamo fatto semplicemente, abbiamo sostituito parte della farina 00 con della semola e della farina di ceci. In questa maniera. Beh, in una proporzione, fa conto, su un chilo abbiamo fatto 500 grammi di farina, 250 di semola, 250 di farina di ceci. Ah, bello. Fra l'altro anche, diciamo, sotto l'aspetto visivo è molto bello. Ecco. Però vedo che anche altri ingredienti, in particolare vedo quello, cos'è? Quello, il maialino. Tu ovviamente hai portato il maialino, la spalla di maialino fresca. Io certo. Ho fatto un'altra cosa. Come dicevo, mi sono buttato avanti. Abbiamo fatto questo. Questo è il maialino, è lo stesso taglio praticamente. Lo abbiamo cotto a bassa temperatura in un sacchetto sottovuoto. Che adesso non dico che va molto di moda, ma che è molto utilizzato. È utilizzata semplicemente perché ti permette di ottenere dei risultati eccellenti, di gran lunga superiore, certo, al risultato normale, perché qui riesci comunque ad ottenere con una cottura, in questo caso noi l'abbiamo cotta a 18 ore. Ah, 18 viene ore? Viene cotta a 18 ore, sì, a sottovuoto. Circa 65 gradi. Si può fare anche in forno a vapore. Certo. È la stessa cosa. Ma la caratteristica, ecco, comunque riesci a mantenere consistenza, i sapori, gli Posso umori. Prenderlo? Certo, come no. Fa conto che questo l'abbiamo un attimo rigenerato sempre il runner, certo, per ridargli quella croccantezza, e quello è il risultato. Beh. Adesso tu vai avanti, quindi mettiamo dell'olio nella padella, sì, quindi lo asciughiamo un attimino perché certo, quell'acqua adesso lo poi volevo chiederti, farlo. Ma a casa ad esempio, sì, che suggerimento possiamo dare per chi magari non ha la possibilità di avere il runner o di avere comunque la tecnica del sottovuoto a bassa temperatura? Quello di non cuocere a temperature alte. Ah, quindi di cuocerlo lentamente, di fare una sorta... Perché tempo fa, voglio dire, quando non esisteva la tecnica del sottovuoto a bassa temperatura, certo, comunque si utilizzavano cotture lunghe,
Certo. Quindi a fuoco lento, no? Il brasato. Sì, è vero. Dove tu praticamente riesci ad ottenere un risultato quasi simile a questo. Più o bello meno. Anche questo è il risultato. Cosa hai fatto qui? Ecco, intanto io sto, mentre parliamo, io sto facendo le tagliatelle. Quindi arrotolo la nostra sfoglia e poi comincio a tagliare. Può anche bastare così, con queste. Beh, riusciamo a fare quello che dobbiamo fare. Guarda, diciamo che, se tu mi scusi, io faccio una cosa. Certo. La sposto un attimo perché dobbiamo essere sull'olio. Certo. Facendo sempre attenzione. Vedi. Che la parte della cotenna, che ricordiamoci, è anche la parte ricca di colacine, che qui dove va a caramellizzarsi facilmente. L'uovo. Certo. In questo piatto avremo una crema d'uovo. Ok? Anche in questo caso abbiamo usato non una tecnica, ma un qualcosa di un po' più particolare. Sai che l'uovo presenta sempre delle problematiche, no? L'uovo Beh, crudo. Diciamo sì, va cotto nella maniera adeguata e soprattutto quindi, con attenzione. Quindi a prescindere da dove lo compriamo, in che modo lo compriamo, da dove arriva, da dove non arriva, bisogna avere alcuni accorgimenti in fase di cottura. Certo. Quando viene cotto. Questo vale sia per i professionisti che per chi ci guarda per da tutti, casa, no? Per tutti. Quindi noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo cotto a 60 gradi. Ah. In modo da coagulare l'albume. 60 gradi. E fare rimanere il tuorlo praticamente quasi intatto. Ah, vediamo. Ecco, quindi adesso qui non lo possiamo passare sotto l'acqua, però se io faccio così, guarda, ma bravissimo, togliamo, praticamente togliamo l'albume. Sai che questo non l'avevo mai scoperto, l'ho visto adesso con te. Io mi aspettavo che fosse ben solido anche la parte esterna, invece visto che insomma è mantenuto solido. Sì. Cosa sì. dici? Vediamo. Vedi com'è caramellizzata, sì. guarda il colore com'è. Soprattutto toccala e guarda com'è croccante adesso. Sembra quasi una chips. Hai visto? La taglio? Ecco. No, no, adesso girala un po' sui lati e dopo la iniziamo a tagliare. Perfetto. Ma poco poco. Come lo taglio? Tagli dritto così e dopo... Sì, sì, puoi fare anche dei pezzetti proprio... Guarda la crotenna com'è croccante. No. Poi questa lo andiamo a risaltare, Giuseppe? Sì. Quindi aspetta che... Adesso l'olio nel quale tu hai cotto il maialino? Certo. Me lo buttiamo via? Assolutamente. Ecco. Lo utilizzeremo, adesso lo facciamo prima raffreddare un attimo, e dopo lo utilizziamo per saltare la pasta. Guarda che comunque in effetti è morbidissimo. Lo vedi com'è morbido? È veramente morbidissimo. Ok? Lo rimettiamo su? Lo rimettiamo in padella e lo... Voilà. Anzi, facciamo così. Non abbiamo bisogno di sale, non abbiamo bisogno di nulla adesso, perché il sale era già nel sacchetto. Certo. Ok. Lo facciamo andare un attimino e poi passiamo subito alla cottura delle tagliatelle. Certo. E io direi che ci siamo così, ci dai. Siamo quasi, sì, sì. No? Sì, sì. Ci possiamo anche fermare, certo. Forse, dai. Eccolo, allora adesso ci siamo. Adesso togliamo questo, lo mettiamo in una ciotolina. Certo. Ecco, vedi, chiaramente il maialino avrà sprigionato tutti i grassi, tutto il suo sapore. Certo. E qui. Rilasciandoli sul tegame. Sì. Eccolo qua. Perché diciamo che se così lo possiamo chiamare il trucco, sta nell'estrarre il sapore all'inizio. Certo. E non perdere quello che si è fatto. Quindi adesso ci fermiamo un attimo, così. Aggiungi un po' d'acqua. L'aggiungiamo dopo. Ah. L'aggiungiamo dopo perché cuociamo prima la tagliatella. Aspettiamo che rilasci un po' di amido. Certo. E dopo... aggiungiamo l'acqua. Ecco. Tagliatella. Quindi, molto sottile, tenuto molto bene anche la tagliatella. Qui la facciamo andare un minuto, insomma poco. Proprio poi molto veloce. Finiamo di mantecare qui in padella. Una curiosità, intanto che attendiamo questo minuto. Hai usato i ceci, l'abbiamo già detto, no? Sì. Però si può utilizzare anche altre, tipo i fagioli, le noci. Cicerchia, fagioli di tutti i tipi, chiaramente. Non il cannellino. No, perché non il cannellino. Non è ricco di... Il borrotto, il fagiolo spagnolo. Cicerchia. Se utilizzi il fagiolo ancora meglio, sai, in Spagna, no? Certo. Ceci e fagioli, fagioli e maiale. È uno delle, esatto. Ecco, ma non solo lì, anche da noi, insomma, la zuppa di fagioli è, insomma, è una cosa... Classica insomma. Di quelle che rientrano nella Questo è il punto, storia. Adesso ha rilasciato l'amido, la pasta, e quindi andiamo a metterci l'acqua. La
spostiamo. Allora, la tagliatella la tiriamo su così, vedete, è già pronta. Allora, finisci di saltare qui. Io quasi sempre tutta la pasta la cuocio fino a... vado a cottura fino al 60%. Senti, tu... Il 40% finisco sempre in padella. Mantecatura va fatta sempre a fuoco alto, eh. Oh, quindi va sostenuta. Sì, perché io devo far evaporare l'acqua e lasciare l'amido. Capito. Quindi devo avere quella parte cremosa, no? Di cui ho bisogno. Mi va a legare la pasta. Bravissimo, quindi. Bravo. Adesso possiamo impiattare, Fabrizio. Allora, possiamo passare all'impiatto. Certo, allora guarda. Piatto, secondo me, Beppe, questo è l'ideale. Usiamo questo. Perché è profondo, usiamo, bello. Usiamo questo, perfetto. Quindi. Allora, facciamo così. Mi passo. Cucchiaio per te. Certo. Ok. Spegniamo qui. Eccola. E ci mettiamo qui ad impiattare. Certo. Eccolo qua. Allora, quindi. Io direi, partiamo dalla crema d'uovo. Pasta? Sì. Questa è un'altra tecnica, usare praticamente il... come si chiama questo? Il mestolino. Il mestolino. Il mestolino. Ecco. Eccezionale. Qui okay. Il miglior commento è il silenzio. È il silenzio. Assoluto, eh. Ok, il momento dell'impiatto parlare sia veramente. No, ma soprattutto quando impiatti in esatto, casi, in questa maniera. Se te ne avanza uno. Io direi di far così va bene. Questo è ottimo, questo punto. Siamo. Adesso andiamo a togliere il nostro ring e mettiamo un germoglino giusto per dare un po' di tocco di verde. E il piatto è pronto. Beh, guarda. Questa carbonara interpretata da te è strepitosa e come sempre ve lo ricordo che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di? Becker e di? Giuseppe D'Aquino. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao.